ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady, Queen of Heaven. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, ad aveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. Sul tuo presidio confuso.
Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass and to refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia per Santitate Vestram Catalogo Santorum Ascribi, et tanquam santos ab omnibus Christi Fidelibus pronunciari, Beatos Paulum VI, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Marian Catarinam Casper, Nazarian Ignatiam a Santa Teresia a Iesu Marcmesa et Nuntium Sulpizio. Il Beato Paolo VI, Giovanni Battista Montini, nacque a Concesio, Brescia, il 26 settembre 1897. Venne ordinato presbitero diocesano il 29 maggio 1920. Nel 1937 fu nominato sostituto della Segreteria di Stato. Durante la Seconda Guerra Mondiale promosse l'assistenza caritativa e di ospitalità per i perseguitati dal nazifascismo, in modo particolare per gli ebrei. Quindi fu prosegretario di Stato per gli affari ordinari e nel 1954 venne nominato arcivescovo di Milano. San Giovanni XXIII gli impose la berretta cardinalizia nel 1958.
ascese al Soglio di Pietro il 21 giugno 1963, assumendo il nome di Paolo VI. Tra le sue innumerevoli iniziative si segnalano la conduzione e l'applicazione del Concilio Vaticano II, i viaggi apostolici, il dialogo ecumenico e interreligioso. Dopo una brevissima malattia, morì a Castel Gandolfo la sera del 6 agosto 1978. Fu beatificato nel 2014 da Vostra Santità. Il beato Oscar Arnulfo Romero Caldames nacque il 15 agosto 1917 a Ciudad de Barrios, nella Repubblica di El Salvador. Nel 1942 ricevette l'ordinazione presbiterale. Fu per 20 anni parroco nella diocesi di San Miguel. Nel 1970 venne nominato ausiliare di San Salvador, quindi vescovo di Santiago de Maria, e nel 1977 arcivescovo di San Salvador. Nel frattempo scoppiò una grave crisi politica nel paese che sfociò in una guerra civile. Monsignor Romero, nel constatare la violenza contro i deboli e le uccisioni di preti e catechisti, sentì il dovere pastorale di assumere un atteggiamento di fortalezza. Il 24 marzo 1980 venne ucciso mentre celebrava la messa. Nel 2015 Vostra Santità lo dichiarò beato. Il beato Francesco Spinelli nacque a Milano il 14 aprile 1853. Compiuto l'iter formativo, ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1875. A Roma ebbe l'ispirazione di dare inizio a una comunità di giovani donne che consacrassero la propria vita al Signore presente nell'Eucaristia. Così, anche in seguito all'incontro con Santa Caterina Comensoli, diede vita all'istituto delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento. Il beato esercitò il suo ruolo di fondatore e superiore. Chiuse serenamente la sua giornata terrena il 6 febbraio 1913. Il sommo pontefice Giovanni Paolo II lo annoverò tra i beati nel 1992. Il beato Vincenzo Romano nacque a Torre del Greco, presso Napoli, il 3 giugno 1751. Nel 1775 venne ordinato sacerdote. Il suo ministero nel paese natale fu subito caratterizzato da speciale attenzione per gli ultimi e dall'impegno per l'educazione dei ragazzi e dei giovani. Il 15 giugno 1794 Torre del Greco fu quasi completamente distrutta da una violenta eruzione di lava del Vesuvio. Il beato divenne l'anima della rinascita materiale e soprattutto religiosa e morale della comunità. Morì il 20 dicembre 1831. Il sommo pontefice Paolo VI nel 1963 lo dichiarò beato. La beata Maria Caterina Kasper nacque il 26 maggio 1820 a Dernbach, in Germania. Forte ed estroversa, trascorse l'adolescenza lavorando nei campi e perfino spaccando pietre per la costruzione di strade. In questo contesto ebbe l'intuizione di fondare un istituto di suore a servizio delle classi sociali più umili. Pertanto, nel 1848 aprì la Casa delle Povere Ancelle di Gesù Cristo, in cui furono accolti i poveri del paese. La congregazione si diffuse rapidamente anche al di fuori dei confini tedeschi ed europei, per giungere nelle Americhe e successivamente in India. Colpita da infarto, morì il 2 febbraio 1898. Il sommo pontefice Paolo VI, nel 1978, l'annoverò tra i beati. La beata Nazaria Ignazia de Santa Teresa di Gesù Marc Mesa nacque a Madrid il 10 gennaio 1889. In Messico, dove la famiglia si era trasferita, conobbe le suore degli anziani abbandonati e nel 1908 entrò nell'istituto. Dopo aver pronunciato i primi voti nel 1911, venne inviata in Bolivia. La consapevolezza di fronte ad una situazione sociale sempre più problematica
indusse Nazaria a fondare la Congregazione delle Suore Missionarie Crociate della Chiesa per il servizio dei poveri e la promozione della donna. La sua vita corse grave pericolo sia in Bolivia che in Spagna durante la guerra civile 1936-1939. Nel 1942 dalla Spagna si recò a Buenos Aires, ma le sue condizioni di salute andarono peggiorando. Morì il 6 luglio 1943. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 1992 ne celebrò la beatificazione. Il Beato Nunzio Sulprizio nacque il 13 aprile del 1817 a Pesco Sansonesco, in provincia di Pescara. Rimasto orfano di entrambi i genitori, a soli 6 anni fu accudito dalla nonna materna che gli insegnò a cercare Gesù, presente nell'Eucaristia, e ad invocare la Vergine Santissima. Ben presto anche la nonna morì e Nunzio venne affidato ad uno zio presso il quale lavorò come fabbro. Il duro lavoro e i maltrattamenti subiti lo fecero ammalare di tubercolosi ossea. Trasferitosi a Napoli e ricoverato all'ospedale degli incurabili, poté finalmente ricevere la prima comunione tanto desiderata. La malattia degenerò rapidamente e la morte sopraggiunse il 5 maggio del 1836. Nunzio aveva appena 19 anni. Il Sommo Pontefice Leone XIII ne decretò l'eroicità delle virtù nel 1890, proponendolo come modello ai giovani. Il 1 dicembre 1963 il Sommo Pontefice Paolo VI lo proclamò beato. Fratres carissimi, Dio Patri Onnipotenti, Preces Nostras per Jesum Christum Levem, o Beate Maria Virginis et Omnium Sanctorum Suorum Intercessione, Sua Grazia sostieniat, id quod solenniter actoris sumus. Thank you.
Preces populi tui quae sumus Domine benignus admite, utque famulato nostrum gerimus et tibi placiat, et ecclesiae tue proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vite christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes sepius implorata, ac deplorimorum fratrum nostrorum consilio, Beatus Paulum Sextum, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Mariam Catarinam Casper, Nazarian Ignatian, a Santa Teresia, a Gesù Marchmessa, et Nuncium Sulpizio, Santos esse decernimus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus, statuentis eos in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli debere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Beatissime Pater, nomine Santa Ecclesia in ixas gratias ago, de pronunciazione a santitate vestra facta, ac humiliter peto ut eadan santitas vestra super per acta canonizzazione litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Tua nos quae sumo, Domine, gratia, sempre et preveniat et sequatur. Ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Verbum Domini. Deo gratias. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Al mattino con il tuo amore esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Saziati,
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum egrederetur Iesus in viam, accurrens quidam,
et genuflexo anteum rogabat eum. Magister bone, quid faciamut vitam aeternam percipiam. Iesus autem dixit ei, quid medicis bonum, nemo bonus nisi unus Deus, precepta nosti, ne occidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem, peceris honora patrem tuum et matrem. Ille autem dixit ei, magister, ec omnia conservavia juventute mea. Iesus autem intuitus eum dilexit eum et dixit illi, unum tibi est, vade, quecunque abes, vende et da pauperibus, et abebis thesaurum in celo, et veni, sequere me. Qui contristatus in hoc verbo habit merens, erat enim habens possessiones multas. Et circumspiciens Iesus sait discipulis suis, quam difficile qui pecunia sabent in regnum Dei introibunt. Discipuli autem obstupescebat in verbis eius. At Iesus rursus respondens sait illis, Fili, quam difficile est in regnum Dei introire. Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Qui magis admirabantur dicentes ad semet ipsos, et qui potes salvus fieri. Intuens illos Iesus ait, apud homines impossibile est, sed non apud Deum. Omnia enim possibilia sunt apud Deum. Cepit Petrus ei dicere, ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te. Ait Iesus, amen dico vobis, nemo est, qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros, propter me et propter evangelium, qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc, domos, et fratres, et sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecutionibus, et in seculo futuro vitam aeternam. Verbum Domini. Sophia orethi acusomen tua io evangelio. Eidi di passi. Ec tu cata Marco na io evangelio. Το ανάγνωσμα. Ο
προσκομέν το καιρό εκείνο εκπορευμένου του Ιησού εις οδόν προς δραμών εις και έγκον υπετήσας αυτόν επορατά αυτόν. Διδάσκαλε αγαθέ, τι πίσω είναι ζωήν αιώνιον κληρονομίζω. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Τας εν το λασίδας μη φωνεύσεις, μη μικεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρίζεις, μη αποστερίζεις τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. Ο δε έφη αυτό διδάσκαλε ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό. Εν σε ειστερή είπαγε όσα έχεις πόλησον και δός της πτώκης και εξής θησαυρών εν ουρανώ και δεύρω ακολύθημι. Ο δε στιγνάσας επί το λόγο απήλθεν λυπούμενος ειν γαρ έχων κτήματα πολλά και περιπλανμένον ο Ιησούς λέγει τις μαθητές αυτού πως δύσκολος ή τα κρίματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται. Οι δε μαθητέ εθαμβούν τον επί της λόγης αυτού. Ο δε Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέει αυτής τέκνα πως δύσκολεν έστιν εις την βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Εκ πορετερών έστιν κάμιλον δια της τριμαλίας της ραφίδος διερθήν η πλούσιος ή τον βασιλεία του Θεού εισελθήν. Ή δε περισσός εξεπλήσοντο λέγοντες προς εαυτούς και τις δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας αυτής ο Ιησούς λέγει παρά ανθρώπης αδύνατον αλλού παρά Θεό πάντα γαρδυνατά παρά το Θεό. Ήρξα το λέγει ο Πέτρος αυτό ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικουλουθήκαμεν σοι. Έφη ο Ιησούς αμήν λέγω ημήν ουδείς έστιν ως άφηκεν οικίαν οι αδελφούς, οι αδελφάς, η μητέρα, η πατέρα, η τέκνα, η αγρούς, ένε και νεμού και ένε και εν του Ευαγγελίου. Εάν μιλάβει εκατόν των πλασίων ανήν εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μετά διαγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Thank you.
La seconda lettura ci ha detto che la parola di Dio è viva, efficace e tagliente. È proprio così. La parola di Dio non è solo un insieme di verità o un edificante racconto spirituale, no. È parola viva, che tocca la vita, che la trasforma. Lì Gesù in persona, Lui che è la parola vivente di Dio, parla ai nostri cuori. Il Vangelo in particolare ci invita all'incontro con il Signore, sull'esempio di quel tale che gli corse incontro. Possiamo immedesimarci in quell'uomo, di cui il testo non dice il nome, quasi a suggerire che possa rappresentare ciascuno di noi. Egli domanda a Gesù come avere in eredità la vita eterna. Chiede la vita per sempre, la vita in pienezza. Qui di noi non la vorrebbe? Ma notiamo, la chiede come un'eredità da avere, come un bene da ottenere, da conquistare con le sue forze. Infatti, per possedere questo bene ha osservato i comandamenti fin dall'infanzia e per raggiungere lo scopo è disposto a osservare altri. Per questo chiede: che cosa devo fare per avere? La risposta di Gesù lo spiazza. Il Signore fissa lo sguardo su di lui e lo ama. Gesù cambia prospettiva dai precetti osservati per ottenere ricompense all'amore gratuito e totale. Quel tale parlava nei termini di domanda e offerta. Gesù gli propone una storia di amore. Gli chiede di passare dall'osservanza delle leggi al dono di sé, dal fare per sé al essere con Lui. E gli fa una proposta di vita tagliente. Vendi quello che hai, dallo ai poveri. Vieni, seguimi. Anche a te Gesù dice: vieni, seguimi. Vieni, non stare fermo, perché non basta non fare nulla di male per essere di Gesù. Seguimi, non andare dietro a Gesù solo quando ti va, ma cercalo ogni giorno. Non accontentarti di osservare dei precetti, di fare un po' di elemosina e dire qualche preghiera. Trova in Lui il Dio che ti ama sempre, il senso della tua vita, la forza di donarti. Ancora Gesù dice: vendi quello che hai e dallo ai poveri. Il Signore non fa teorie su povertà e ricchezza, ma va diretto alla vita. Ti chiede di lasciare quello che appesantisce il cuore, di svuotarti di beni per fare posto a Lui, unico bene. Non si può seguire veramente Gesù quando si è saborrati dalle cose, perché se il cuore è affollato di beni non ci sarà spazio per il Signore, che diventerà una cosa tra le altre. Per questo la ricchezza è pericolosa e, dice Gesù, rende difficile persino salvarsi. Non perché Dio sia severo, no. Il problema è dalla nostra parte, il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano. Ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci di amare. Perciò San Paolo ricorda che l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. Lo vediamo, dove si mettono al centro i soldi non c'è posto per Dio e non c'è posto neanche per l'uomo. Gesù è radicale, egli dà tutto e chiede tutto.
dà un amore totale e chiede un cuore indiviso. Anche oggi si dà a noi come pane vivo, possiamo dare in cambio le briciole? A Lui, fatosi nostro servo fino ad andare in croce per noi, non possiamo rispondere solo con l'osservanza di qualche precetto. A Lui che ci offre la vita eterna, non possiamo dare qualche ritaglio di tempo. Gesù non si accontenta di una percentuale di amore. Non possiamo amarlo al 20, al 50 o al 60%. O tutto o niente. Cari fratelli e sorelle, il nostro cuore è come una calamita. Si lascia attirare dall'amore, ma può attaccarsi da una parte sola e deve scegliere. O amerà Dio o amerà la ricchezza del mondo. O vivrà per amare o vivrà per sé. Chiediamoci da che parte stiamo. Chiediamoci a che punto siamo nella nostra storia di amore con Dio. Ci accontentiamo di qualche precetto o seguiamo Gesù da innamorati, veramente disposti a lasciare qualcosa per Lui? Gesù interroga ciascuno di noi e tutti noi come Chiesa in cammino. Siamo una Chiesa che soltanto predica buoni precetti o una Chiesa sposa che per il suo Signore si lancia nell'amore? Lo seguiamo davvero o ritorniamo sui passi del mondo come quel tale? Insomma, ci basta Gesù o cerchiamo tante sicurezze del mondo? Chiediamo la grazia di saper lasciare per amore del Signore, lasciare ricchezze, lasciare nostalgie di ruoli e poteri, lasciare strutture non più adeguate all'annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che ci legano al mondo. Senza un salto in avanti nell'amore, la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentrico. Si cerca la gioia in qualche piacere passeggero. Ci si rinchiude nel chiacchiericcio sterile, ci si adagia nella monotonia di una vita cristiana senza slancio, dove un po' di narcisismo copre la tristezza del rimanere incompiuti. Fu così che per quel tale che dice il Vangelo, se ne andò rattristato. Si era ancorato ai precetti e ai suoi molti beni. Non aveva dato il cuore. E pur avendo incontrato Gesù e ricevuto il suo sguardo d'amore, se ne andò triste. La tristezza è la prova dell'amore incompiuto. È il segno di un cuore tiepido, invece un cuore alleggerito di beni che libero ama il Signore diffonde sempre la gioia, quella gioia di cui oggi c'è il grande bisogno. Il Santo Papa Paolo VI scrisse: «È nel cuore delle loro angosce che i nostri contemporanei hanno bisogno di conoscere la gioia, di sentire il suo canto». Gesù oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che sono l'incontro con Lui, la scelta coraggiosa di rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via. I santi hanno percorso questo cammino. L'ha fatto Paolo VI, sull'esempio dell'Apostolo del quale assunse il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini
e facendosi suo testimone nell'annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione, la vocazione universale alla santità, non alle mezze misure, ma alla santità. È bello che insieme a lui e agli altri santi e sante odierni ci sia Monsignor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato di Gesù e dai fratelli. Lo stesso possiamo dire di Francesco Spinelli, di Vincenzo Romano, di Maria Caterina Casper, di Nazaria Ignazia, di Santa Teresa di Gesù, anche del nostro ragazzo napoletano Nunzio Sulprizio, il santo giovane, coraggioso, umile, che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza, nel silenzio e l'offerta di se stesso. Tutti questi santi in diversi contesti hanno tradotto con la vita la parola di oggi, senza tepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti a imitare i loro esempi. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. Thank you.
Fratelli e figli carissimi, nella gioia della comunione dei santi, presentiamo al Signore le necessità dell'ora presente in attesa di partecipare pienamente alla gloria futura. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Von der Gnade der Sakramente gestärkt, wie auch vom Zeugnis und von der Fürsprache der Heiligen gestützt, möge die Kirche immer neu die Schönheit ihres Bräutigams ausstrahlen. Oremus pro legislatoribus et publicis moderatoribus. 愿你们在圣神和寻求公义之真正意愿的引导下，热诚地致力于建造爱的文明。 Oremus pro Christianis qui persecutione spaciuntur. Colmi dello spirito di fortezza e abitati dalla fierezza di appartenere al Signore Gesù, siano testimoni miti e tenaci della vittoria pasquale. Dominus te precede. Oremus pro juvenibus vocationem querentibus. Fascinés par la nouveauté de l'Évangile et les regards fixés sur Jésus, qu'ils choisissent de faire de leur vie un don total d'amour. Oremus pro sponsis et coniugibus juvenibus. Free from every form of selfishness and from a worldly mindset, may they be open to freely giving themselves in thankfulness. Ascolta, oh Padre, la preghiera della Chiesa che oggi gioisce per la testimonianza e la compagnia dei Santi, veri discepoli e amici di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Orate, fratres, ut meum, adesso un sacrificio, acceptabile fiat apo Deum Patrem Omnipotente. Suscita Dominus sacrificium de manibus suis, ad laudem gloria nomini sui, ad utilitate in quoque nostra. Che devozioni celestiam transeat. Corda. Habemus. Gracias hagamos, Domino Dio nostro. Digno e giusto est. Vere digno e giusto est, equo ne salutare, nos tibi sempre tu buque gracias agere. Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterna Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius hoc mirificum fuit opus per Paschale Mysterium, ut de peccato et mortis jugo ad an gloriam vocaremur, quam nun genus electum regale sacerdotium, gens santa et acquisitionis populus diceremur. Et tuas annunciaremus ubique virtutes, quid nos de tenebris ad tun admirabile lumen vocaste. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus in fine dicendo. Santus et Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtut, vivificas et sanctificas universa, et congregare non destinis, ut a solis ortus ad ocasum, oblatio munda, offeratur nomine tuo. Supplico te Domine de precamo, gracias a Jens Frejens accipite et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradit. Modo post concenatum accipiens calicem et tibi gratias agens benedicit dedicque discipuli suis dicem accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calic sanguinis mei novi et eterni
qui provois et promove hoc facite in mea commemoratione. Mysterium fidei, mortem tuam annuntiamus Domine, et tua resurrectionem confitemus, Domine venias. Memores igitur Domine, eius in fili tui salutifere passione, nec noc mirabilia resurrectione, sed in cielo gloriosa ascensione. Offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quemus, siones ecclesiae tuae, et agnosen ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede uci corpore et sanguine, fili tui reficimus, spiritu eius santo repleti, unus corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius Ponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum santis Paulo, Ansgario, Arnolfo, Francisco, Vincenzio, Marie, Caterine, Nazarie, Ignazie, a Santa Teresia, a Iesu, et Nunzio, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Eg ostia nostre reconciliationibus profitiat quesimus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide deitate tuo Papa nostro Francisco, un episcopali ordine et universo clero et omni populo adquisitionis tue. Votis ius familie quantivi astare voluisti, adesto propitius, omnis filius tuus ubique dispersus tibi pater miseratus coniunge. Frates nostres defuntos, et omnes qui tibi placentes et ob seculo transierum, in regnum tuum benignus admite, ube fore esperamus, id simul gloria tuo perennitir setiemur. Per Christum Domine nostrum, perque mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
primus. Et omnia subliciter de precamur, ut sic ut nos corporis et sanguinis sacrosanti pacis alimento, ita divine nature facias esse consortes, per Christum Dominum nostrum. Amen. Fratelli e sorelle, prima di concludere questa Santa Messa, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardinali e i numerosissimi vescovi e sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo. La mia deferente riconoscenza va alle delegazioni ufficiali di tanti paesi venuti per rendere omaggio ai nuovi santi che hanno contribuito al progresso spirituale e sociale delle rispettive nazioni. In particolare saluto Sua Maestà, la Regina Sofia, il Presidente della Repubblica Italiana, i Presidenti del Cile e il... Un pensiero grazia a voi, cari pellegrini, come pure a quanti seguono mediante la radio e la televisione. In particolare saluto il folto numero delle ACLI, rimaste molto riconoscenti al Papa Paolo VI. Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria, prima e perfetta discepola del Signore, perché ci aiuti a seguire l'esempio dei nuovi santi. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mia secundum et tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Grazie a Tu, Anquessum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Domino vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sot nunque tusque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite thank you.
Vai.
Thank you.
Thank you.